Buon pomeriggio, abbiamo domande per quanto riguarda gli argomenti toccati stamattina? No? Ragazzi là sopra attenti. Benissimo, abbiamo terminato la lezione di oggi raccontando, iniziando a parlare delle chiese malleabili. Vi ricordo che era la terza categoria con cui avevamo deciso di classificare le chiese, vi ricordo ancora le chiese grigie, le chiese bianche, chiese malleabili, chiese sferedali e chiese legate. Per quanto riguarda le chiese malleabili, si tratta praticamente di un gruppo di chiese che aveva un enorme impiego fino agli anni 50 sostanzialmente, adesso è andato via via un po' calando, grazie appunto poi all'invenzione, all'ottimizzazione delle chiese sferedali, ma vi dico, fino agli anni 50 praticamente erano l'unica modalità con cui ottenere un pezzo di forma complicata direttamente da getto con delle discrete qualità, proprietà meccaniche. Si ottenevano tutte quante per trattamento termico, il che le rendeva, adesso vedremo, salute particolarmente costose, e vediamo un po' come possono essere appunto descritte. Sostanzialmente possono essere anzitutto fra di loro classificate in ghise a cuore bianco e ghise a cuore nero, sostanzialmente in base all'ambiente nel quale vengono effettuate queste ghise. Di fondo il trattamento termico in entrambi i casi è molto simile, però cambiando l'ambiente nel quale facciamo svolgere il processo di malleabilizzazione otteniamo risultati anche molto diversi. Però diciamo che poi a livello macroscopico di comportamento meccanico in entrambi i casi otteniamo una buona malleabilità della ghisa stessa, quindi una capacità dell'oggetto di essere deformata plasticamente, cosa che appunto per esempio la ghisa di un tombino per fogna non ha sostanzialmente. Vi dicevo appunto ghise malleabili a cuore bianco e ghise malleabili a cuore nero. Iniziamo da quelle a cuore bianco. In pratica si fa permanere la ghisa da trattare a una temperatura abbastanza elevata, lì vediamo 900.000 gradi, quindi se stiamo parlando di una ghisa vuol dire che siamo in pieno campo austenite, fase ricca in carbonio, cementite e o grafite, dipende da cosa stiamo parlando. Permanenza per un tempo sufficiente a 120-150 ore e raffreddamento a temperatura ambiente molto lento. Vi dicevo prima fase ricca in carbonio, dipende di cosa stiamo parlando, perché in realtà per entrambi i processi noi partiamo da ghise bianche, cioè la ghisa bianca è il materiale di partenza molto spesso da cui si parte per fare il processo di malleabilizzazione, sia essa a cuore bianco sia essa a cuore nero. Nel caso del cuore bianco abbiamo un ambiente nel quale si effettua il trattamento che è decarburante. Immaginate una sorta di cementazione al contrario. Nella cementazione noi arricchiamo il nostro componente di carbonio con un ambiente molto con molta attività di carbonio che fa penetrare il carbonio dall'esterno verso l'interno. In questo caso invece noi abbiamo una superficie che reagendo con l'ambiente esterno ricco in F2O3 gli porta via il carbonio superficiale e abbiamo il carbonio che migra dall'interno del pezzo verso l'esterno. Sulla superficie viene portato via, in pratica noi abbiamo un abbassamento del tenore di carbonio del pezzo stesso, incrementando quindi la malleabilità del pezzo stesso. Quindi in pratica il processo è concettualmente un processo che è esattamente l'opposto della cementazione. Attenzione con tutti quanti i suoi vincoli. Se ci ricordiamo, la cementazione era un processo a valle del quale dopo un'ora, tre ore avevamo un millimetro di spessore cementato. Qui stiamo, guardate qua, 120-150 ore, è particolarmente oneroso ottenere un pezzo piuttosto grosso a volte per 120-150 ore sono 5 giorni, d'accordo? 5 giorni a 1000 gradi ha un costo vivo estremamente pesante, quindi è un trattamento particolarmente oneroso e poi c'è un limite molto grosso, e cioè il fatto che essendo un processo basato sulla diffusione dal cuore del pezzo verso la superficie dove abbiamo un ambiente decarburante che ci porta via il carbonio, e beh, sì, ci stiamo anche 5 giorni, ma è sempre un processo basato su diffusione, abbiamo un limite sostanziale che dal fatto che grossi percorsi per diffusione non riusciamo a farne. Abbiamo pochi centimetri di pezzo utile che possono essere in qualche modo malleabilizzati a cuore bianco, cioè è un processo che può essere effettuato in sezioni abbastanza ridotte perché sezioni molto grosse non tollerano questo tipo di procedura, in quanto non ce la facciamo in 120 ore ad abbassare il tenore di carbonio a livelli per i quali otteniamo una malleabilità della ghisa stessa. La malleabilizzazione a cuore nero è un po' diversa ed è un processo dove sfruttiamo pesantemente il discorso della transizione fra
diagramma metastabile e diagramma stabile, in cui sfruttiamo pesantemente la decomposizione della cementite. Se vediamo, il trattamento è praticamente identico al precedente, con l'unica differenza: nel caso precedente, chi si è malleabile a cuore bianco, avevamo un ambiente dei carburanti, in questo caso è un ambiente sostanzialmente neutro, cioè l'ambiente non partecipa al processo di malleabilizzazione. Cosa succede? Guardate qua sotto la nostra ghisa ipotetica, in questo caso stiamo ipotizzando chiaramente una lega binaria, quindi assolutamente teorica. Noi riscaldiamo a 950 gradi, che vuol dire in campo alfa più cementite, perché vi ricordo che anche in questo caso partiamo da una ghisa bianca, e a questa temperatura rimanendo cosa succede? La cementite si decompone in ferro, austenite, e carbonio grafitico. In questa decomposizione noi abbiamo contestualmente che cosa? A livello di rappresentazione, il passaggio dal diagramma metastabile, quella linea continua, al diagramma stabile, quella linea tratteggiata. Traduciamo in maniera fisica questo evento. Questo evento vuol dire che noi, con la decomposizione della cementite, abbiamo anche una diminuzione di solubilità del carbonio all'interno del reticolo cubico faccia centrale, cioè la solubilità del carbonio all'interno del diagramma metastabile è più alta a pari temperatura della solubilità del carbonio nel diagramma stabile. Insomma, stando a 950 gradi, io non solo ho il carbonio che proviene dalla decomposizione della cementite, ma ho anche un certo quantitativo di carbonio che proviene dal fatto che la solubilità del carbonio nell'austenite a questa temperatura cala. E questo carbonio dove va? Questo carbonio va a formare degli elementi rotondeggianti, vedete, non sono degli sfrati, qui vediamo una micrografia, sono però abbastanza rotondeggianti, non sono lamelle, quindi sono, hanno un effetto di intaglio molto più ridotto rispetto alle lamelle, e praticamente il nostro oggetto, raffreddandolo poi lentamente, specialmente fino a sotto l'arco 1, continuiamo a seguire il diagramma stabile, quindi sfruttiamo sempre, anche raffreddando, questa differenza di solubilità del carbonio tra il diagramma di equilibrio metastabile ferro-cementite e il diagramma di equilibrio stabile ferro-carbonio grafitico, e praticamente facciamo ingrandire questi elementi rotondeggianti. Chiamarli noduli forse a volte un po' troppo spinto, perché un nodulo è un qualcosa di molto rotondeggiante, ma chiaramente abbiamo una forma che implica un'intensificazione degli sforzi se sottoposti a sollecitazione molto ridotta. E quindi, appunto, dopo essere rimasti ad alta temperatura, 250 gradi in ambiente neutro per un tempo abbastanza prolungato, raffreddiamo molto lentamente in modo da ottenere questi noduli detti di ricottura, e quindi avere una ghisa che, partendo da una ghisa bianca, ci consente di avere appunto una deformabilità abbastanza elevata. In questo caso non ci sono condizioni al contorno particolarmente restrittive per quanto riguarda le dimensioni. L'importante è che l'intero pezzo segua una certa storia termica, e perché se no, alla fine, non avendo una reazione chimica fra l'ambiente e la superficie, non avendo processi diffusivi, il carbonio si deve muovere di molto poco sostanzialmente, perché in pratica il carbonio si proviene dalla decomposizione della cementite e va lì vicino dove trova un nodulo dove può aderire in qualche modo, e poi sostanzialmente proviene dalla diminuzione di solubilità dell'austenite, del carbonio nell'austenite, e anche lì deve fare percorsi molto brevi. Quindi in questo caso, nel caso della malleabilizzazione a cuore nero, non abbiamo grosse distanze da far percorrere al carbonio, cosa che invece nel caso della malleabilizzazione a cuore bianco era un limite fondamentale. Quindi in questo caso, questo processo, appunto, che è però, vi ripeto, ancora molto oneroso dal punto di vista termico, perché consiste anche qui nelle permanenze molto prolungate a elevata temperatura, però diciamo che non ha il limite precedente della dimensione del pezzo da poter malleabilizzare. Questo processo in effetti era l'unico processo disponibile proprio fino al 1948, c'è una data ben precisa che fa riferimento a un convegno nel quale cominciarono ad essere portati ad esempio alcune ghise che permettevano, erano ottenute sotto forma rotondeggiante, la grafite era ottenuta sotto forma rotondeggiante, a volte addirittura vere e proprie sfere, non mediante trattamento termico, ma mediante una accurata gestione della composizione chimica. Vi sottolineo il fatto che nel caso delle ghise malleabili si parte da una ghisa bianca e mediante trattamento termico, ambiente decarburante, ambiente neutro, otteniamo una ghisa malleabile. Nel caso della ghisa sferedale invece,
si gioca sulla composizione chimica, adesso vedremo di cosa stiamo parlando, per ottenere una pratica nel processo di nucleazione e crescita degli elementi di grafite, una forma rotondeggiante. Gli elementi da aggiungere sono elencati qua: magnesio, cerio, calcio, litio, sodio, bario. Quello più utilizzato è il magnesio. Il magnesio ha una caratteristica, quella di reagire molto violentemente ad alta temperatura. Quando si fa l'aggiunta di magnesio nella fonderia, vedete schizzare, se non ce l'ho, buone protezioni, scintille dappertutto, perché il magnesio prende il fuoco facilmente, insomma. E quindi in pratica quello che vedete là dentro è il tenore di magnesio residuo a valle dell'aggiunta, ma in realtà molto del magnesio aggiunto viene disperso praticamente. Vedete qua, questo tenore è estremamente basso, 0.04, 0.08 di magnesio residuo nella nostra chisa, è un valore, potremmo dire, non dico trascurabile, ma veramente irrisorio rispetto ad altri elementi lega aggiunti. Guardate qua, carbonio, silicio, gli altri elementi non sono particolarmente pregiati, a meno che non si voglia aggiungere poi qualche elemento di lega per conferire particolari proprietà, per esempio resistenza alla corrosione o similari. Ma la differenza di comportamento è completamente diversa. Questo tipo di microstruttura è relativo a una chisa che è in grado di resistere a sollecitazioni dinamiche anche piuttosto intense. La chisa lamellare invece non resiste praticamente a quasi nulla, insomma, sono sollecitazioni statiche abbastanza ridotte. Qui vediamo per esempio in qualche modo anche un sintomo del successo di questa chisa sferedale. Vediamo sotto una lunga lista di microstrutture relative a differenti chise sferedali, partendo da una chisa ferritica in cui c'è la matrice F-ferritica, chisa ferrito-perlitica, perlitica, martensitica con ossidite residua, martensitica rinvenuta, austemperata, si tratta di strutture bainitiche sostanzialmente, oppure chisa austenitica, ovviamente con elementi di lega tali da far diventare stabile, attento all'ambiente e relativo al pubblico faccia entrare. Cioè, quando ci sono in commercio tutte queste possibilità, vuol dire che la chisa è una, che la lega è una lega particolarmente di successo. Vi faccio vedere qui che cosa. Un confronto fra la chisa grigia normale, una chisaccia lamellare, un acciaio al carbonio, una chisa ferritica, una chisa sferedale ferritica con ductile iron, viene spesso indicata in inglese la chisa sferedale, per cui ductile iron indica appunto chisa sferedale, e guardate qua una chisa sferedale perlitica. Praticamente abbiamo a che fare con una lega base ferro colabile, attenzione, la differenza con il ferro, con l'acciaio, che l'acciaio dovete ottenere insieme ai lavorati, poi sottoporre a lavorazione, laminazione, forgiatura, quello che vi pare. Noi qui con la chisa sferedale otteniamo oggetti di forma complicata direttamente dalla colata, d'accordo? Quindi capite bene, con un processo di produzione totalmente differente. E quindi capite bene, con prestazioni assolutamente interessanti, visto appunto ad esempio il diagramma sigma epsilon. Il diagramma sigma epsilon non è l'unico diagramma che dovete guardare, avete le curve di A su delta K, avete le curve di resilienza, però vi posso assicurare che anche questi altri parametri sono di assoluto interesse per questo tipo di chise, e infatti vi ripeto, sono fra le poche leghe a base ferro che negli anni hanno avuto un costante trend in crescita, per cui appunto anche a livello commerciale sono delle chise di assoluto successo. I trattamenti termici alle quali appunto possiamo sottoporre le varie di queste chise sono un'infinità, ma perché, vi ripeto, un po' come il discorso delle microstrutture, quanto più sono ampie le scelte, tanto più è un sintomo del successo della lega stessa. Queste chise, con in realtà diciamo delle difficoltà solo produttive, perché aggiungere il magnesio non è banale, aggiungere il cerio non è banale, però vi ripeto, vi si possono dare stabilizzazione per eliminare tensioni interne, ricottura, normalizzazione, bonifica, tempra superficiale alla fiamma, tempra superficiale all'induzione o stempering, e questo trattamento qua, lo stempering, permette di ottenere appunto bainite. Lo si fa mediante raffreddamento ad esempio in sali fusi, dove praticamente prendo un bagno a 350 gradi, immergete la chisa all'interno, permane per un tempo sufficiente, in modo tale che attraversa questa parte del diagramma CCT senza intersecare il naso bainitico qui sopra, il naso perlitico nella zona qui sopra, e poi attraversa in basso appunto la zona bainitica. Di trattamenti di austempering ce ne sono un'infinità, tutti ottimizzati in funzione della composizione termica e chimica, e appunto possiamo ottenere delle strutture di vario tipo per ottenere proprietà meccaniche, ma non solo, anche veramente molto elevate e di assoluto interesse. Qua vediamo ad esempio alcune sezioni di sferoidi, questa è la stessa in gradimento più elevato, guardate qui,
non dico che sia una sfera perfetta, ma poco ci manca, insomma. E capite bene, l'intensificazione degli sforzi conseguente è assolutamente pericolosa. Vi dicevo, per quanto riguarda le ghise legate, dobbiamo ricordare sostanzialmente due grossi sottogruppi: ghise resistenti alla corrosione e ghise resistenti al calore. Per quanto riguarda, di fondo più o meno gli elementi da aggiungere sono abbastanza simili, per cui alla fine anche lo sforzo mnemonico è abbastanza ridotto. Rame, silicio, cromo, nickel sono gli elementi che in qualche modo, aggiunti in quantità non trascurabili, guardate qua il silicio ad esempio, 14-17%, il cromo 12-35%, il nickel 14-32%, vi danno appunto proprietà di resistenza alla corrosione anche abbastanza importanti, dove appunto ricordate che la resistenza alla corrosione non è solamente la resistenza alla corrosione atmosferica. L'inferriata che vedete qui fuori è una ringhiata in acciaio zincato, sostanzialmente la zincatura vi dà una resistenza alla corrosione atmosferica di mediamente 10 anni e quindi si va alla grande tranquillamente, ma avete a volte ambienti fortemente riducenti, fortemente ossidanti, acidi, basici, con miscugli più strani possibili e quindi molto spesso dovete ottimizzare una determinata scelta legata a un ambiente estremamente particolare. A volte abbiamo in aiuto le normative, cioè una certa normativa prescrive la scelta in un certo campo di metalli, ferrosi o non ferrosi, per una determinata applicazione. A volte dovrete fare invece delle prove voi per poter scegliere la migliore lega per una determinata applicazione. Notate che le proprietà meccaniche non sono la caratteristica fondamentale di queste leghe. 90-130 MPa non hanno compiti strutturali importanti. Sono qualche cosa che deve resistere appunto ad ambienti solforico, H2SO4, ambienti riducenti, ambienti ossidanti, d'accordo? Cambiando queste condizioni al contorno, ma la resistenza meccanica è molto ridotta. Sul discorso del calore ricordiamoci che cosa? Per esempio che durante la grafitizzazione, cioè la trasformazione, la decomposizione della cementite in ferro, alfa, gamma, quello che sia, e carbone grafitico, abbiamo un aumento di volume specifico. È chiaro che se permaniamo lungo tempo ad alta temperatura questo aumento deve essere il più ridotto possibile, altrimenti non ci siamo più con le tolleranze, il manufatto diventa un'altra forma sostanzialmente. Dobbiamo avere una resistenza alla penetrazione dell'ossigeno, perché meno penetra l'ossigeno meno può reagire con quello che ci sta dentro, perché se penetra l'ossigeno all'interno vi può formare ossidi, vi può formare una serie di elementi assolutamente negativi. E poi deve essere resistente alla criccatura per urto termico, dove per urto termico si intendono transizioni anche molto rapide di temperatura. Uno shock termico, una variazione termica molto importante può portare a dilatazioni termiche molto importanti, dilatazioni termiche in termini differenziali molto importanti. Gli elementi da aggiungere, silice e cromo, abbiamo detto prima, nickel, molibdeno rientra un'altra volta, escono fuori appunto le ghise al silicio, al cromo o addirittura delle ghise sferoidali al nickel, che hanno appunto anche una discreta capacità di resistenza meccanica. R con M, guardate qua, a seconda della matrice può essere anche di un discreto interesse, non sono i bassi, non sono i 120 MPa di prima, sono valori abbastanza importanti, ma non particolarmente entusiasmanti. In questo corso, vi ho detto, ci saremo occupati per il 95% di leghe ferrose. In realtà qualcosina vorrei dire anche sulle leghe non ferrose, in particolare vorrei dire qualcosina sulle leghe d'alluminio, in parte per farvi capire che esiste anche dell'altro, molto altro rispetto a quello che ho appena raccontato, ma appunto in un corso di metallurgia da 6 crediti più di quello che si è detto era difficile poterlo dire, e poi perché l'alluminio in particolare ci consente di poter approfondire una tipologia di trattamento termico che noi in realtà in parte abbiamo già incontrato parlando di maraging. In realtà esiste appunto una categoria di trattamento termico, appunto come vedremo fra un attimo, al tempo di soluzione più invecchiamento, che è proprio basata sulla particolare e peculiare forma che assume i diagrammi binari in base all'alluminio. Le leghe d'alluminio, l'alluminio in generale ha una resistenza meccanica molto bassa, l'alluminio puro praticamente non ha resistenza meccanica, quando parliamo di un limite elastico di 20 MPa è qualcosa che si piega con le mani o poco più, insomma, quindi sono valori estremamente bassi. Modulo di Young 60-70 GPa, durezze HB18, cioè valori veramente estremamente trascurabili. Tutto cambia se abbiamo a che fare con delle leghe trattate in realtà. L'alluminio di fondo è un elemento interessante, perché è interessante? Perché sapete già che ha una densità, un peso specifico molto più basso rispetto all'acciaio, per cui
capite bene che a parità di sezione il pezzo è molto più leggero. Potete quindi anche pensare di progettare un oggetto in questa lega ottenendo prestazioni meccaniche elevate con pesi molto più leggeri. Insomma, in tutti quei casi in cui il peso diventa un problema, il settore aerospaziale sostanzialmente, ma non solo, chiaramente adesso per esempio va molto di moda anche nel campo automobilistico l'impiego di leghe leggere sostanzialmente a base alluminio, ma anche a base magnesio, a base titanio in alcuni casi. Chiaramente queste leghe leggere hanno prestazioni interessanti, proprio in virtù del peculiare, della peculiare categoria di trattamenti termici cui possono essere sottoposte. Qui vediamo una serie di designazioni in base al principale elemento di lega aggiunto. Le leghe d'alluminio si designano in base a dei codici numerici, dalla serie 1000 alla serie 8000, in base, vedete, alla serie 2000, dove, per serie 2000 dovete intendere poi la 2024 e la 2091, sono tutte leghe che contengono rame, ma non solo, la 2091 ad esempio contiene litio, un altro elemento molto leggero, e così via. Vi dicevo appunto, i trattamenti termici con cui avremo a che fare sono basati sulla peculiarità delle leghe a base alluminio. Vediamo per esempio questa lega a base alluminio, alluminio-rame. Sostanzialmente una lega molto semplice, c'è un atlettico, ma la cosa interessante è che è una lega caratterizzata dal lato dell'alluminio, per cui verso il certo concetto dell'alluminio, da un'elevata solubilità elevata, insomma il 7-8% di solubilità del rame dell'alluminio ad alta temperatura, e da una solubilità praticamente nulla a temperatura ambiente. Questo in realtà è vero, è verificato anche nel caso di altri elementi di lega. Quasi tutti gli elementi di lega hanno questa caratteristica, ovvero essere abbastanza solubili a temperatura più alta, poco solubili a bassa temperatura, e praticamente si forma questa lacuna di miscibilità dove si è con presenza di una matrice, andiamo un attimo indietro, di una matrice metallica alfa, tipicamente cubica facce entrate, e una fase teta che vedremo per esempio nel caso della lega binaria alluminio-rame essere costituita da un intermetallico L2CU, ma poi dipende dall'elemento di lega che viene a essere aggiunto, può cambiare anche abbastanza fortemente appunto la tipologia di composto intermetallico che può venirsi a formare. Il trattamento termico appunto principe che caratterizza queste leghe è quello appunto detto di tempo di soluzione e invecchiamento. Ce ne sono anche degli altri, ad esempio l'omogeneizzazione, permanenza a 450-600 gradi circa per temperature piuttosto lunghe, in modo da poter solubilizzare gli eventuali composti intermetallici precipitati con morfologie grossolane. Voi ricordatevi sempre, qualsiasi cosa che precipiti sotto forma piuttosto grossolana è normalmente indesiderata. La tempra di soluzione, ho detto anche tempra struttura di invecchiamento, funziona in questo modo. Qui abbiamo lo schema del trattamento termico, qua abbiamo quello che avviene in prossimità del lato dell'alluminio nel diagramma binario alluminio qualcos'altro, potrebbe essere alluminio rame, d'accordo? Si prende il pezzo e lo si porta a temperatura abbastanza alta. Quanto vuol dire abbastanza alta? Abbastanza alta è una temperatura nella quale tutto ciò che era precipitato, per esempio durante la solidificazione, si dissolve, in pratica si entra in pieno campo alfa, monofasico bivariante. Quindi attenzione, già questa condizione vi pone un limite ben preciso alla tipologia di leghe per le quali possiamo avere questa tempra di soluzione di invecchiamento. Mi sembra banale, ma meglio sottolinearlo. Torniamo qui. È chiaro che questa tipologia si può applicare solo per quelle leghe che hanno un tenore, per esempio in lega binaria col rame, da questo punto verso sinistra inferiore al 7% di rame, altrimenti non si può ottenere una totale solubilizzazione, ma se riscaldiamo troppo andiamo su in campo, addirittura andiamo in aerotettico, quindi si fonde parzialmente, cosa assolutamente da evitare. Quindi vi dicevo appunto, la prima fase è quella in cui noi andiamo a solubilizzare completamente il nostro, la nostra lega a base alluminio. Notate, le temperature sono totalmente diverse da quelle dell'acciaio. L'alluminio fonde, l'alluminio puro fonde a 670 gradi centigradi, quindi sono tutte temperature più basse, d'accordo, chiaro. Quindi appunto una solubilizzazione a temperatura tale da avere completamente fase cubica facce entrate, fase alfa. Dopodiché si prende il pezzo e lo si tempra. Attenzione, con una tempra un po' particolare,
perché noi con tempra intendiamo un qualsiasi trattamento termico che consenta l'attivazione di un processo di trasformazione non basato sulla diffusione ma basato su movimenti inferiori a distanze interatomiche. In pratica, quello che abbiamo visto nel caso dell'acciaio, la trasformazione ad esempio da austenite a martensite. In questo caso no. In questo caso, questa fase, chiamata tempra ma forse in maniera un po' impropria, in pratica congela a temperatura ambiente ciò che era stabile ad alta temperatura. In pratica, e qui in effetti l'uso del diagramma di fase è un po' una forzatura perché non riusciamo a rappresentarlo qua dentro, se noi avevamo ad alta temperatura una soluzione solida alfa con del rame disciolto all'interno della nostra lega base cubica facce entrate, raffreddando violentemente otterremo quella situazione congelata a temperatura ambiente. In pratica otteniamo una soluzione solida sovrasatura di rame in alluminio cubico facce entrate. D'accordo? E poi se noi congelassimo ciò che era stabile a 500 gradi, ad esempio, lo congeliamo, no, 500, 350, 400 gradi, lo congeliamo a temperatura ambiente, ottenendo quindi, appunto, vi dicevo, una soluzione solida sovrasatura. A quel punto, cosa otteniamo? A quel punto otteniamo un pezzo che è, tra virgolette, instabile. Ora, perché? Perché la soluzione solida sovrasatura, in qualche modo il rame sa di trovarsi in eccesso rispetto a quello che sarebbe secondo il diagramma stabile, cioè quel campo che verrebbe descritto dal campo bifasico, monovariante, con una certa frazione volumetrica di fase alfa e una certa frazione volumetrica di fase teta, che poi vi ho detto essere questo composto intermetallico nel caso del rame Al2CU. Se si esegue, appunto, vi ripeto, un trattamento di invecchiamento, che adesso vedremo se distinguono gli invecchiamenti naturali e gli invecchiamenti artificiali, possiamo consentire alla L2CU di precipitare in maniera controllata sotto forma di particelle estremamente piccole, estremamente ben diffuse nella nostra struttura, che hanno quindi una grande capacità di blocco delle dislocazioni. Praticamente la sequenza termica che andiamo ad applicare in pratica è questa. Se questo qui è quello che otteniamo ad alta temperatura, scusatemi, quello che otteniamo dopo solidificazione, quindi quando praticamente il processo di raffreddamento non è parzialmente controllato, voi avete un pezzo solido sostanzialmente, anzi visto che avete a che fare con l'alluminio avete anche grossi problemi per evitare l'ossidazione, tutta una serie di problematiche insomma. Voi lo portate qua sopra e quindi ottenete solo alfa ad alta temperatura, lo raffreddate, ottenete tutto alfa ma è in soluzione solida sovrasatura, riscaldando un pochino, quindi invecchiando il pezzo, ottenete dove questo è alfa e queste particelle sono appunto il composto intermetallico L2C. Praticamente vedete bene cosa otteniamo da questa situazione qui, con particelle intermetalliche grossolane senza alcuna capacità di resistenza meccanica, otteniamo particelle intermetalliche molto fini, molto ben disperse. Qui addirittura nel processo di nucleazione e crescita si parte da una sorta di pre-precipitati, li trovate in letteratura anche chiamati come zone GP, Bernier Preston, si tratta di agglomerati di un centinaio di anni addirittura, che poi via via si diventa un po' più grande. Chiaramente il processo di invecchiamento va ottimizzato, perché se voi procedete nel permanere o andate a temperature troppo alte, vi si ingrossano anche queste precipitate e non avete più le dimensioni ottimali. Vi dicevo appunto che possiamo avere, ecco qui abbiamo lo schema del trattamento, solubilizzazione, tempra di soluzione, invecchiamento artificiale, e praticamente dalla struttura grossolana otteniamo
una struttura tutta alfa, dove qui però è stabile, in qualche modo metastabile, vabbè, perché siamo alla temperatura, qui la portiamo a far diventare solidazione solida, sovrastato, metastabile, invecchiamento e precipitazione delle particelle L2CU, le trovate anche indicate come teta, la stessa cosa, d'accordo? Non vi distraete. E qui vediamo una serie di particelle che, modificando il processo di permanenza, possono diventare più o meno grandi e più o meno efficaci nel blocco delle dislocazioni. Qui vediamo, ad esempio, cosa succede qui? Guardiamo la versione della simulazione. Quello che avviene se faccio l'invecchiamento ad alta temperatura, a più bassa temperatura o a bassissima temperatura, questa è la sequenza messa tutta insieme, modificando la scelta sulla temperatura di invecchiamento, posso ottenere un picco delle prestazioni con tempi differenti di permanenza. Vi aggiungo qualcosa in più. Io posso anche seguire un invecchiamento detto naturale, semplicemente prendendo il pezzo che ha subito la tempra di soluzione, quindi soluzione solida sovrastato, e lasciandolo in magazzino per circa 2-3 mesi. Lui, se ho quel tempo, perché non è detto che abbia questi 2-3 mesi disponibili, ma se ho 2-3 mesi disponibili riesco a ottenere il massimo della combinazione delle proprietà meccaniche senza neanche dover spendere soldi per riscaldare il pezzo. Quindi vuol dire che il pezzo evolve le sue proprietà nel tempo. Attenzione, evoluzione abbastanza asintotica nel caso dell'invecchiamento naturale, per il fatto però che poi io non vado a riscaldare ulteriormente il pezzo dopo. Se io riscaldo, rischio di modificare la distribuzione delle particelle, quindi l'uso a temperature più alte di quell'ambiente, di questi manufatti, deve essere fatto con molta accortezza. Cioè, io comunque un limite ce l'ho sempre con la temperatura ultima del processo, che in questo caso è quella dell'invecchiamento. D'accordo? Altrimenti io posso avere poi vari processi che mi modificano la nostra la struttura con grosse difficoltà. Queste leghe si saldano con enorme difficoltà, perché appunto poi ottenere la ricostruttura del cordone di saldatura ottimale è abbastanza complicato. E qui vediamo per esempio una microstruttura con i precipitati ottimali nel grano, dei precipitati non gradevolissimi a bordo grano. Attenzione che queste leghe io prima ve le ho messe in modo abbastanza facile con la lega binaria alluminio rame, ma normalmente queste leghe hanno delle 7, 8, 10 componenti, ogni componente con delle forchette di variabilità estremamente ristrette, in modo da ottimizzare il tipo di precipitati. Queste leghe formano diversi precipitati con differenti caratteristiche, e quindi capite bene che poi la scelta delle condizioni ottimali di trattamento termico non è assolutamente facile, insomma. Qui per esempio abbiamo per la lega 80-90, una lega di esteso uso aeronautico ad esempio, una serie di tipologie di precipitati che varia abbastanza fortemente con la loro combinazione chimica. L2CU Li, litio, L2CU magnesio, L3 Li, L3 zirconio, sono tutti elementi chimici, quelli che ho appena elencato, contenuti all'interno di questa lega, e ognuno di questi va a formare differenti composti intermetallici. Capite bene poi che ottimizzare il processo è abbastanza complicato. Io prima avevo fatto un solo scalino, a volte ce ne sono due nel trattamento termico, la combinazione degli elementi chimici viene ottimizzata in vario modo, e qui abbiamo una serie di morfologie precipitati. Notate un attimo il marker. Vedete, sempre state abituati a vedere micron, lì sono nanometri, si ottiene non con microscopio elettronico a scansione, ma si tratta di microscopio elettronico a trasmissione che ha una risoluzione estremamente più spinta e che consente di fare foto con elevata risoluzione anche a questi ingrandimenti particolarmente spinti. Il nanometro è 10 alla meno 9 metri, d'accordo? Il micron sono 10 alla meno 6, e quindi capite bene che sono grandezze assolutamente molto 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 piccole. Con la TEM riusciamo a vedere le dislocazioni, sono quelle simulazioni, quelle video che vi ho fatto vedere durante il corso, erano fatte appunto con delle riprese fatte al TEM, d'accordo? Leghe di rame, possiamo ricordare bronzi, ottoni, a seconda della lega dell'elemento aggiunto, possa essere appunto lo zinco che si ottengono dei bronzi, degli ottoni, delle leghe a base stagno, dei bronzi, se c'è del silicio si chiama bronzi al silicio e compagnia bella. Sono leghe che sono caratterizzate da un'elevata colabilità, sono leghe che hanno proprietà meccaniche non particolarmente elevate, ma in qualche modo sono anche quelle che storicamente, cioè l'età del bronzo sostanzialmente anche a livello storico, quindi in qualche modo è una fase evolutiva del processo metallurgico importante, perché l'essere umano appunto ha incontrato nella sua storia una fase in cui riuscì a produrre bronzo come oggetto, come sotto forma di oggetti come armi, come oggetti come vasellame, come oggetti per impieghi di uso quotidiano. Quindi in qualche modo sono leghe di tutto rispetto, in alcuni casi si tratta di oggetti
che hanno un impiego quello più attuale. Gli ottoni pronti, per esempio, hanno un impiego molto spesso esteso, per esempio, in campo marino, in campi in cui l'aggressione esterna può essere anche abbastanza importante, insomma. Ci sono domande per quanto riguarda da questa fase, questa parte? C'è una domanda sui servizi sperimentali. Dica, tanto apro l'altro perché... Dica, ascolta. Ah sì, certo, pensavo che se la ricordasse. Aspetti. Dica. La slide successiva. Sì? Non ho capito il diagramma, non ho capito le varie strisce. Sono foto, queste qui dice? Sì. Queste sono micrografie. Fate che... porto scritto 60 PSI. Ah! Quindi 60.000. No, sono 60.000. Pound per square inch. Sì. No, è la sollecitazione massima. Lei ha il megapascal del sistema internazionale. Molto spesso appunto ha le libbre per pollice quadro. Non capito, gli capita. Non si preoccupi che ha fatto bene a fare questa domanda perché non è banale. Purtroppo vi troverete molto spesso a combattere con unità di misura non perfettamente congrue con quelle a cui siete abituati. Per cui vi possono capitare le BTU in campo termico, British Thermal Unit, non so se sono già capitate. Vi posso appunto capitare i pound per square inch, che sono appunto le libbre per pollice quadro, dove il pollice sono 2,54 centimetri, la libra non mi ricordo più neanche quant'è, insomma, un paio di chili credo che sia, ma non potrei anche sbagliarmi. E purtroppo, ecco appunto, ho fatto bene a notarlo, 60.000 pound per square inch sono 414 millipascal, no, megapascal sarà, questo è un M minuscolo ma è maiuscolo, scusate, qui c'è un errore, nessuno è probabile d'accordo, millipascal non c'è nessun senso. Megapascal, un M maiuscolo, d'accordo. L'R con M, no? Eh? R con M. Ma, sì, questo è un R con M. Sì, 1050, questi sono valori tipici degli R con M delle ADI. ADI sta per Austempered Ductile Iron. Purtroppo abituati a imparare l'inglese, ragazzi, perché vi capiterà spessissimo. ADI è l'acronimo di Austempered Ductile Iron. Sono ghise sferoidali, ductile iron, austemperate, vuol dire insomma, sostanzialmente a matrice bagnitica. Ok? Va bene, prendiamoci 5 minuti.